Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e lasciate che vi introduca Shiny Blizzard versione 2.0. Questo è il mio PC che sarà pronto per le nuove RTX 3080 o 3090, io spero più 3090 a dirla tutta. All'interno abbiamo un Ryzen 9 3950X, processore da 16 core, 32 thread, tenuto fresco da un dissipatore con radiatore da 360 mm. Abbiamo 32 GB di RAM, abbiamo una scheda madre X570 della linea Prestige Creation di MSI, una delle migliori per quanto riguarda la dotazione di porte USB, di fasi di alimentazione, di raffreddamento delle VRM. Ci sono in totale 4 tera e 750 giga di archiviazione veloce, diviso tra un SSD NVMe da 250 giga, 4 SSD da 1 tera e un SSD da 500 giga. Come scheda grafica abbiamo la sempiterna MSI RTX 2080 Gaming X Trio. A questo giro purtroppo ci sono soltanto 8 ventole, non 9. Perché come potete vedere da qui, precisamente lì, ci sono i tubi del radiatore, non potevo installare una terza ventola sopra, ce ne entravano due e comunque vanno più che bene. Mi piace soprattutto il design perché, guardate, gli dà una specie di figura scalare. Abbiamo praticamente tre ventole, scheda grafica, scheda madre, due ventole. Mi piace molto come linea geometrica. Il radiatore ovviamente è girato di faccia verso di noi, ma le ventole sono dall'altro lato per prendere aria, perché altrimenti qui non ci sarebbero stati spazi sufficienti per le varie connessioni SATA, per il cavo a 24 pin, per il cavo USB 3.0 del case e per il cavo USB di tipo C. Il tutto è costruito all'interno di un Li-Li PCIe 11 Dynamic. Cos'altro ho dimenticato di dire? Sì, alimentatore da 1200 watt, perché stiamo parlando di un processore a 16 core, 32 thread, tenuto a 4.3 GHz con 1,237 volt. È incredibile che mantenga una velocità di clock più alta rispetto al mio 3700X con meno voltaggi. Adesso capisco quando dicono che AMD abbia voluto effettivamente creare questo processore come con le feature migliori che potesse riuscire a creare. È davvero spettacolare in prestazioni, è inutile che ve lo dica, stiamo parlando di un processore che è il doppio rispetto a quello che avevo prima. File in 4K, 24 frame al secondo di 20 e più minuti me li encoda in 5 minuti. Una cosa assurda. E vedremo anche effettivamente come sono le sue prestazioni in streaming. Vi ricordo infatti lunedì, cioè oggi per voi, di sintonizzarvi sul mio canale Twitch intorno alle 14.30, perché ci andremo a vedere un pochettino di review della prossima ad uscire 3080. Ne vedremo davvero delle belle, secondo me. Detto ciò, nulla, io volevo semplicemente farvi vedere un po' la mia nuova build, dirvi che adesso il mio PC è RTX 3000 ready. E nulla, ci vediamo un prossimo video. Grazie mille per aver guardato questo. Sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!